Bella ragazzi, qui Ron e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo in una location diversa perché siamo in palestra, in un episodio extra di Offside. Perché in questo percorso dove stiamo riprendendo il fisico e la tecnica per ricominciare a giocare a calcio, c'è sicuramente una parte da svolgere in palestra. Fino adesso abbiamo visto allenamenti, sollenamenti e partitelle fatte sul campo con la palla. Oggi vi facciamo vedere però anche quei giorni della settimana in cui sono e siamo in palestra, perché il fisico deve anche aumentare a livello di muscolatura, bisogna fare fiato e tutte queste cose qua. In mia compagnia ovviamente come sempre i grossissimi Mattia e Andrea, che mi aiuteranno oggi in questo allenamento, perché oggi faremo un allenamento specifico per quanto riguarda un calciatore, cioè un calciatore che vuole farsi un giorno in palestra per migliorare quelle che sono le cose che servono a un calciatore, può fare tutti gli esercizi che faremo oggi. Per prima cosa faremo un avviamento motorio, quindi un riscaldamento. Successivamente faremo della mobilità, quindi soprattutto della parte bassa. Poi ci sposteremo sui macchinari, quindi macchine isotoniche come pressa e leg extension. Successivamente faremo una parte più legata alla pliometria e poi finiremo con uno stretching finale. L'utilità di Delux oggi è chiudere le porte che fanno rumore. Intanto lascerei un bel like di supporto se volete vedere anche altri approfondimenti per quanto riguarda la palestra. Io direi sempre legata al calcio, perché quello è un po' quello che voglio fare in questo periodo, e anche perché io non ho le competenze per fare altro, loro sì. Riscaldamentino, mobilità? Riscaldamento e mobilità. C'hai i muscoli un po' troppo atrofizzati, deve un attimo pomparsi. Come non c'hai? In che senso non c'hai il muscolo? Sono stanco. Nella vita in generale sono stanco. Minchia, faccio in bianchino come secondo lavoro adesso. Che cazzo fai? Io. Tutta casa sto dipingendo, minchia. Guarda quanto è grossa, quanto è lunga i soffitti. Quindi mettiamoci così, ok? E cerchiamo già di andare ad aprire leggermente col gomito, piano piano, ok? Le ginocchia. E già sentite qua sotto tirare, già le ginocchia, l'articolazione, sì, il ginocchio, pochetto. Ok? Vedi stare un po' più dietro la schiena? Cado. Vedi com'è lui? Com'è impostato? Dov'è il culo sotto? Ma lui lo fa di lavoro. Sarà la scusa di oggi. Così, ok? Da una parte, tocco il ginocchio. Lo facevo a Pilates sta roba. Ok. E dall'altro. Lo facevo alle cinquantenni. Quel piede lì, allargalo un pochino. Esatto. E stringilo così. Più allargato. Cioè questi sono gli esercizi di mobilità, proprio due. Io mi sono spaccato tutta la schiena e il collo in questi due giorni, non so perché. No, ma mercoledì anche ad allenarmi sono uscito fuori che avevo il collo che ho tirato, tipo un nervo tirato, non riuscivo più a curvare, a girare il collo così e cosa. Gamba avanti a 90 gradi, scendi, non andare a stirare troppo, quindi non scendiamo troppo e saliamo. Quindi attiviamo sia femorale che quadricipite parte davanti, ok? E questo qua vedi va salvato come video, e ogni volta che non sai che cazzo fare in palestra, che devi giocare a calcio, te lo riguardi e ti segui tutto l'allenamento. Ovviamente l'allenamento di oggi è un sample, cioè è un allenamento tipo che si potrebbe fare, poi si può veramente variare in 2000 modi differenti. Cioè, dipende se stai preparando delle partite, se stai preparando... Se sei in preparazione, che quindi puoi caricare un pochino di più. C'ho malissimo i femorali. E tiro? Sì, troppiamo, non troppo. Per attivare comunque sia lentamente, scendo, ok, come hip thrust, però spingete solo con i piedi, quindi questo movimento è un movimento in cui non dovete staccare il bacino, ma un movimento in cui l'unico bacino, cioè il bacino, si sposta solamente perché voi spingete i piedi, cioè la terra, diciamo, con i piedi. Quindi il movimento è questo e sentirete un male allucinante. Provatelo. Spingete solamente, okay, con i piedi. Ho capito, ho capito. Ok? Esatto, tieni così un po'. Deve essere solo quel movimento. Ma devo andare avanti e indietro o sto su fermo in isometria? No, ne fai un po'. Io ho sempre avuto male al flessore qua da quando gioco ultimamente. Sì? Qua. Sarà un po' faticato. Poi un'altra parte molto importante dell'allenamento in palestra per un calciatore è la prevenzione di infortuni. Cioè nel momento in cui si va a allenare tutta la muscolatura, quindi non solo la parte bassa ma anche la parte alta, è molto importante per la prevenzione di infortuni, affaticamenti muscolari, cioè nel momento in cui tutti i muscoli funzionano in modo corretto, perché ovvio che un calciatore usa più la parte bassa che la parte alta, però deve anche essere sempre coordinato da tutti gli altri muscoli. Ah, sì. A 90, ok, salto, sento che bene l'articolazione del ginocchio inizia a scaldare, inizia ad attivarsi. Scendo, ne facciamo 10, poi siamo pronti per iniziare l'allenamento con macchine isotoniche o comunque sia anche a corpo libero. Mi raccomando, guarda sempre verso avanti quando fai lo squat. Ok, già molto meglio rispetto a prima. Ginocchia verso l'esterno, culo verso il dietro e spingo sempre con tutta la parte del piede, con tutta la pianta del piede. Ok. Ok?
Esatto, vedi come sei andato indietro bene? Ok. Ok, guarda sempre dritto, il petto sempre fuori, ok. Tutto fuori okay. Quando sali. Ti senti stretchato? Ma sì, giusto. Il giusto, ti senti avviato? Avviato, avviato, dai. Contando che arrivo da un pregresso di affaticamento di tutto il corpo in questi giorni. Pompami il polpaccio. Ma io non ce l'ho il polpaccio. Pompami il polpaccio. Il polpaccio è una di quelle cose che non ho mai avuto. Però sai che... Sai che ti dicevo che quando giocavo mi faceva male i polpacci? Certo. Mo che anche in palestra facevo polpacci. L'ultima volta sul tapis roulant, il primo accenno di male, prima lo avevo dopo 3 minuti. L'ultima dopo il 24esimo minuto ho sentito un po' di... Vuol dire che sta funzionando qualcosa, no? No, sono occupato di tutte e due. Porco due. Frega un cazzo di... Non vedo nulla! Porco Diaz, che saltelli! Porco... Io non proverò. Mille. È più o meno. Ma perché devi la potenza. Ah, okay. Allora signori, abbiamo finito l'avviamento motorio, il riscaldamentino iniziale. Ora partiamo con il primo gruppone di esercizi riguardanti la pliometria, mi hai detto. Okay. No? Il primo esercizio si tratta di balzi sul cubo. Andremo a fare dei balzi di circa 50 cm esplosivi e a ripetizioni. Quindi una volta finito il salto ci rimettiamo in posizione con l'aiuto delle braccia, saltiamo su. A piedi uniti. Piedi uniti, bello esplosivo. Quanti? 10. Con le braccia, molto importante. Come se fosse uno squat da saltarli è sopra. È un squat esplosivo, okay. È un balzo che in realtà è uno squat esplosivo. Tra una serie e l'altra alterniamo. Sì, cioè ci mancherebbe, siamo qua apposta per questo. Appunto, è lì apposta. Occhio alle ginocchia, cerca di fare il primo pezzo concentrato, scendere bene. 10. Ok, buono. Minchia! Una volta che le braccia sono su così, cioè, salgo da solo. Già da solo. Ok, vedi che vai su già da solo? Oh, ci sta, bravo. 3x10. Era un 3x10? Sì, sicurissimo. È un altro esercizio di esplosività. Salgo di uno, carico sempre col braccio alternato. Ok, quindi salgo di uno, spingo, salto, scendo e rifaccio il movimento. Più naturale possibile. Ok. Okay. Esatto, vedi che vengono normali. Ok. Anche qua io direi di abbassare un pochino il ritmo, invece di farli così veloce, e di farne 5 fatte bene per gamba, ok? Ok, beh, ormai ne faccio ancora un paio perché ne ho fatto un po'. O attaccare a un palo se sei da solo, oppure puoi tranquillamente farti aiutare. Tensione del cavo, parti e poi fai tutto lo scattino, ok? Ma mi stava aggredendo, Lo conficchiamo nel vetro se lo lasci, Ok, destra e sinistra. Oh, che bello però, quando torni indietro è così comodo che ti ributta. Ma aspetta, ma io faccio dritto, cambio. Sì. Quando torni indietro è la cosa più bella del mondo perché... Se salti, bellissimo. Vabbè. Bello, ma se non c'hai uno che ti tiene è un casino. O sulla spalliera o su una panca con del peso. Scaricate i cazzo di macchinari. Scaricate i cazzo di macchinari. Chi lo dici? Alle persone che sì, sì. Parte esplosiva, altro esercizio molto importante, la Smith, ho chiamato anche multipower, dove è un mezzo squat molto esplosivo. Scendiamo, ok, non rompiamo il parallelo, ma saliamo bello esplosivo. Non troppo in basso, ok, neanche troppo in alto qua sul collo. Quindi a metà, piede altezza delle spalle, ok? Scendo e salgo bello esplosivo. Non scendo troppo, non rompo il parallelo, quindi il 90, ma salgo bello esplosivo. Ok, vai. Su, esplosivo. Di meno, adesso di meno, saliamo. Meno. Ok, sali. Quando tocco saliamo. Ma se vado troppo veloce ti vola il bilanciere in alto. Infatti controllalo. Capito? Poi metti di 5-5. Se mi vola, poi mi cade nel collo perché faccio il movimento, mi spacco. Ok. Guarda come fai uno squat con le ginocchia davanti alle punte, bello preciso con la Smith. Infatti è tanta roba così, Ok. Vai. Spinge.
10. Sotto probabilmente vi avrò fatto vedere le ripetizioni ideali o del mio allenamento che mi aveva dato Mattia, idem per il peso, ovviamente soggettivo. Quando tocchi le mani sali, 4, 5, bello esplosivo, 6. Ottimo, abbiamo aumentato un pochino il peso e bello, l'esecuzione bello. Era sicuramente migliore. Bello, mi piace. Ti piace? Sì. Perché è bello controllato, riesce cioè, a farlo. Molto che gli piace. Questa parte di allenamento invece riguarda allenamenti con macchine isotoniche contro resistenza, quindi attraverso l'utilizzo di pesi andremo a allenare l'ipertrofia muscolare in modo tale da incrementare la massa muscolare, diventare grossi. Le fibre muscolari, diciamo, poi ovviamente non è che diventi grosso, però miglioramento effettivo del muscolo. Inizialmente andremo a utilizzare una pressa. Più sono alti i piedi, più vai a lavorare sui femorali. Okay? Ok? Più sono bassi i piedi, più vai a lavorare sui quadricipiti. Ok? Quindi nel momento in cui i piedi sono più in alto, da così fatto a più dietro. In alto, vai a fare la parte dietro, sono quindi la parte davanti, dei femorali. La parte devi abbassare i piedi. Ok? Questa comunque è già inclinata, quindi va già a lavorare di più i femorali rispetto ai quadricipiti. Non stiamo facendo la parte di allenamento esplosivo, quindi deve essere così il movimento, controllato, sia nella parte di discesa che nella parte di salita. Ok, mi raccomando, le ginocchia sempre verso l'esterno, mai verso l'interno. Mettiamo altri 20 per parte. Sì, vediamo dove esplodo. Ok, perfetto, su. Ok, ottimo. Non ce l'ho, ma inizio a... cioè questa si sente. Ok, non andare a stendere tutto il ginocchio, mi raccomando. Sì, no, so che rimango okay, un attimino così. Ok, così va benissimo. Così va molto bene. Quante? Facciamo 10. Tieni il bacino sempre ben saldo. Bene, bene. Altre due. Dai. Oh, siamo a 9. Una. 10 questa, cazzo. Ultima, dai, andiamo su. Pezzo di merda. Andiamo su, dai, 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 su. Oh, ok. Funziona. Poggia. Come la... Perfetto. 20 kg in più per parte, va. Senti, ma sono 80, siamo andati da 40 a 80, Ho detto che qua il pesi... 40 per piede, io non lo sento. Ah, dai. Sì, vabbè, certo. In realtà anche da 15-16 anni, se uno fa una preparazione atletica sportiva per il calcio, può tranquillamente integrare la palestra con queste modalità due volte a settimana. Cioè, lontano ovviamente dalla partita, serve proprio per integrare, per migliorare. Allora, io mi sa che 10 non so se ce le ho, te lo dico. Concentrati, collegamento mente-muscolo, concentrati sui quadricipiti, sulle gambe. Cioè, il tuo cervello deve essere qua. Perfetto. Ok, dai. Buono. Stanchezza da 1 a 10. Ma è un 7, però è appagante, capito? È un 7 appagante. Non si fa mai perdere tempo in palestra. Se ci vai, ne esci fuori, a meno che non ti spacchi perché fai le cagate, però ne esci fuori sempre meglio. Dammi che dai via. No, va bene, zio. Dammi. Me la faccio bastare. Grazie. Leg extension è fondamentale. Fondamentale, 30. Ti fai vedere le gambette mentre fai l'esercizio. Ah, è vero, mentre fai le leg extension devi tirarli su per forza, Non stiamo usando tecniche particolari, mi raccomando, sempre le ginocchia. Ok. Sì, sento che proprio tira qua il muscolo, ma mi sa che è muscolare, ma anche affaticato tanto. È un male come se avessi dentro due pugnalate che quando tiro su mi... Muscolare. Non è un dolore che è normale. Allora, giù, bene, bene, giù. Ok, su. Oh, bro, sono a 12 però, Fai vedere sti quadricini. Che palle. Quante devo fare, bro? Allora, questa è la macchina per l'hip thrust, serve molto per glutei o comunque anche per gli scrocrurali, quindi bicipiti femorali, anche femorale parte dietro. E l'importante è arrivare a 90 gradi col ginocchio, ok? Per attivare bene il gluteo. Ci appoggiamo sulle scapole, scendiamo e saliamo. Quando vai su, squizza. Lo sto squizzando. Okay, senti com'è? Minchia se sento com'è. Sento tutto com'è. È un'alternativa molto, diciamo, utile se hai un macchinario del genere a caricamento, al posto di farlo col bilanciere. Per oggi è tutto, abbiamo fatto un bel po' di cose, ovviamente ripetiamo, questo è un allenamento sample di muscolatura per un calciatore, poi va integrato con la parte alta del corpo, addominali, col cardio, che è importante, ma è consigliato non farlo nello stesso allenamento in cui si fa forza, esatto, secondo me. Sarebbe meglio, diciamo, devi fare una sessione dedicata al cardio, magari la potremo fare anche più avanti. Questo era un sample che io comunque risfrutterò per continuare ad allenarmi a livello calcistico, magari qualcuno di voi potrà utilizzarlo, potrà essere utile, lo speriamo. Ringrazio Mattia e Andrea ovviamente per tutto il supporto e l'aiuto, trovate i loro link dei social in descrizione, andateli qua. Minchia, mi devi far fare anche una grafichina in più adesso, Che palle! E ci vediamo presto con nuovi video. Alla prossima. Dai! Grazie anche al De Luca e al Dredone Cameraman. Dai, Roma!